Se non sbaglio, tutti, cominciando da Cristo, l'ultima e la prima cosa che ci hanno detto è: amatevi gli uni e gli altri come io vi ho amati. Che significa amatevi gli uni e gli altri? Che dobbiamo fare? Una mucchiata generale? Baci di qui, baci di là, poi ognuno a casa sua, maledizioni a Iosa, mentre sorride a qualcuno lo manda a quel paese. Amare è un lavoro intenso, è un servizio continuo, non si ama, ripeto, all'ora d'ufficio. L'amore deve essere una costante. L'essere umano dovrebbe aver raggiunto ormai la consapevolezza di essere amore in carne ed ossa, l'incarnazione di questa energia. Come? Ma come? Dio santo, ognuno di noi ha delle capacità. Non si può amare tutti allo stesso modo e tutti nello stesso modo. Bisogna capire che tipo di energia, che tipo di sfumature debbono poter uscire da questa energia che chiamiamo amore e che possediamo. Ogni essere che abbiamo intorno è una variazione e vibrazione di questo amore. Ve l'ho detto, chi era a Modena l'altro giorno, quando andiamo nel mondo spirituale, il nostro nome è un'energia con una variabile che si lega alla nostra natura, ma tutti ci chiamiamo amore. A me non mi chiamano Pier Giuliano quando vado nel mondo spirituale, a me mi chiamano amore. Però io so che quando mi dicono amore si riferiscono a me, perché parlano dell'amore che mi caratterizza. Mi chiamano con la frequenza che io esprimo. Quindi amore, noi siamo tutta la creazione, è amore divina, perché l'amore è Dio, Dio è l'amore, quindi tutti siamo amore, ma un amore che non possiamo pensare che possa legarsi a qualche forma di sentimento solamente, a qualche forma di azione solamente. L'amore è un'energia che mantiene la sua presenza e la sua costanza, quindi non può essere indirizzato a quello o a quell'altro, deve essere una costante per tutti, con delle sfumature diverse per ognuno, perché ogni essere deve essere amato secondo la propria necessità. Non possiamo amare il nostro figlio come amiamo nostra moglie, sono diverse manifestazioni di questa energia. Non possiamo amare un amico come amiamo una nostra moglie o il nostro marito. Non possiamo amare il nostro amico come amiamo, che so io, una sorella o un fratello. Ogni realtà si lega a questa frequenza. Una madre ama un figlio, perché ama un figlio la madre? Non si sa, è amore, lo ama e basta. Per qua non c'è spiegazione, perché rappresenta un amore, vive un amore che così deve essere. Quindi non ci può spiegare perché avvengono certi concetti, però sappiate, certe manifestazioni, però sappiate che tutte queste frequenze fanno parte di questa energia, però dobbiamo sempre affinarla, sempre di più, fino a raggiungere quella perfezione che poi ci permetterà di amare nel vero senso della parola. E amare in lingua universale significa servire. Questo è l'amore. Quindi siamo nati per servire e per essere serviti. Se vogliamo possiamo approfondire questo concetto con la natura. La natura non serve noi? L'aria che in questo momento stiamo respirando, sapete cosa sta accadendo in questo momento in cui noi diciamo siamo vivi? Diciamo siamo vivi e basta, finisce lì. Ma sapete cosa comporta essere vivi? In questo momento nel mio corpo, nel vostro corpo, mentre io vi sto parlando, accadono 6 settilioni di eventi. Un 6 con 25 zeri. Ora accadono queste cose. Mentre io vi sto parlando. Immaginatevi il movimento che c'è. Tutto questo si chiama vita. E immaginatevi nella creazione, nell'universo, cosa può accadere in questo momento. Mentre noi stiamo fermi, comodamente seduti qua, pensando che non accada nulla dentro di noi. Anche se state ascoltando quello che io vi dico,
indipendentemente da come siete orientati voi e programmati, dentro di voi accadono un'infinità di eventi. Tutto questo è la vita, quindi un servizio che offre la creazione all'esistenza. Quindi attraverso il respiro gli esseri umani non fanno altro che vivere il dono di queste entità della natura, che si chiamano le silfidi dell'aria, che creano questo meccanismo che noi chiamiamo ossigeno, aria. Ma non è finita lì, perché attraverso il respiro noi facciamo evolvere dentro di noi queste divinità dell'aria. Attraverso la vita che esprimiamo, loro evolvono, perché alimentano e servono noi. Tutta la creazione serve a noi. Dio stesso serve le sue creature, perché non può essere che così. Gli angeli in questo momento vi stanno servendo, cercando di aprire il vostro cuore alla comprensione di ciò che viene detto. Gli esseri che possono tentarvi in qualche vostra negatività lo fanno per il vostro bene, affinché non cadiate più in quella tentazione. L'aria che respiriamo sta servendo noi. Tutto il mondo vegetale, animale, tutta la realtà che chiamiamo vita sta servendo l'uomo. Quindi tutta la creazione è al servizio dell'uomo. E perché l'uomo non deve essere al servizio della creazione? È questo disequilibrio che abbiamo creato che attira su di noi le forze della purificazione, per farci capire che noi siamo inseriti in un contesto che non possiamo solo ricevere, ma che automaticamente dobbiamo anche dare, trasformando ciò che riceviamo. Questo meccanismo si chiama evoluzione, perché se noi continuiamo a ricevere, va a finire che scoppiamo. Entriamo in una sorta di confusione, un meccanismo distruttivo, ma anche l'universo ha bisogno di avere delle energie in cambio. L'amore è una realtà che va a doppio senso di circolazione. È dando, diceva San Francesco, che si riceve. E poi dicevano altri, chi non dà, chi trattiene, perde. È verissimo. Ecco che allora risulta questa logica, siamo nati per amare e per essere amati, talmente perfetta, quindi siamo nati per servire e per essere serviti. Ma questa deve essere una logica non troppo pensata, non troppo ragionata. Un atto d'amore deve poter uscire spontaneo dal nostro cuore, non deve essere tutto passato, non deve passare dalla mente, altrimenti si sporca. Quando vogliamo fare qualcosa dobbiamo immediatamente dimenticare quello che abbiamo fatto, perché chi ricorda è sempre la mente. Il cuore vive, non ha bisogno di ricordare. L'energia del cuore è amore, non ha bisogno di ricordare. La mente invece ha bisogno di ricordare e di vivere quei fantasmi che non hanno più necessità di essere. Ecco i ricordi. La gente vive sui ricordi, nostalgie su nostalgie, che poi portano alla tristezza. Queste cose non devono... Come io dico, quando andiamo a vedere le foto di un tempo, i ricordi, sono tutti fantasmi. Non ci sono più, siamo diversi. Se guardate la vostra faccia oggi è quella che dovete guardare, non più quell'altra, perché ci porta a vivere situazioni che ci fanno rimanere fermi. Oggi siamo quelli che siamo, quindi abbracciamo ciò che siamo. Ecco perché io dico sempre che quella rughetta in più, quell'anno in più, significa che abbiamo vissuto, che siamo cresciuti, che abbiamo elaborato, che abbiamo imparato, che abbiamo più o meno realizzato, che abbiamo conosciuto, in una parola, che abbiamo vissuto. Quindi sì, vorremmo avere tutti la coscienza di oggi con il fisico di 20 anni fa, ma questo non si può fare. Non si può fare perché saremo fuori tempo. Molti dicono, io indietro non ci vorrei proprio tornare, perché quello che ho realizzato ora mi ci è voluto tutto questo tempo. Noi non potremmo essere a quel tempo come siamo oggi, quindi dobbiamo per forza abbracciare questa logica, che è la tridimensionalità umana,
dopo avremo, non avremo più di questi problemi, però intanto viviamoli e sarà